Venerdì 10 giugno, ho raccolto un po' di fave, non sono molto grandi, sono piccoline, perché non le ho innaffiate, però sono più saporite. Ho finito di seminare le zucchine, che era un'altra di queste cassettine, le ho messe, le altre già sono belle cresciute, e i fagioli sono nati, non so se ve li ho fatti vedere, adesso ve li faccio vedere, e quindi insomma... Ci vuole un po' di tempo, io purtroppo non ci sto quasi mai e non va bene. Se devo continuare così, la prima cosa è fare un impianto a gocce, mettere un serbatoio, raccogliere l'acqua e un lavorone che non avevo previsto. Non è mai servito perché c'era mia madre, che la mattina presto si alzava alle 5 e innaffiava l'orto, o la sera tardi alle 9, alle 10, 22, 21. Ok, adesso vi faccio vedere come sono nati tutti... come si chiamano i fagioli, va bene. Sulla destra potete vedere che ho potato altri agli che l'altra volta non uscivano, perché questo andrebbe fatto la mattina presto, però oggi è nuvoloso, un tempo uggioso, ho fatto anche un temporale, quindi adesso sono venuti abbastanza bene, ho tirati, sono venuti, vedete, dalla base vengono, eccoli qua, vedete, e questo già è la... Qui ci fa il fiore, qui in questa cosa che vedete, in questa cosa che è più grande. Qui a un certo punto nasce un fiore e fa tutti i semetti. Io l'ho visto, ecco, vedete qua, lo potete pure vedere, vedete? Sì, sì. E queste sono le fave, non sono molto grandi, però sono molto saporite, ho visto. Le ho assaggiate, perché se ci metti tanta acqua vengono grandi, ma non vengono saporite. Facciamoci caso, anche le mele che si comprano, la frutta... Ha visto tante volte non sa di niente, ci avete fatto caso? Invece queste cose che faccio io sono proprio saporite, perché sono così, come natura crea, no? Una volta c'era la pubblicità di De Rica, o no? Che cos'era come natura crea? Boh, non me lo ricordo, la Valle degli Orti, vabbè. Passiamo a vedere i fagioli che sono nati, eh? Qua, come potete vedere, sulla sinistra ho messo i girasoli. Quelli che vedete sono girasoli, adesso ne lascerò... Quando sono cresciuti un po', che sono 10 cm alti, 20, levo quelli più piccoli brutti e ne lascio uno ogni tanto, li lascio crescere e vengono bellissimi. Poi lì ho messo qualche seme di mais per uso personale, per mangiarlo arrosto alla griglia. E qui sono fagioli borlotti questi qua che vedete. Sono nati, però non ha piovuto molto qui, vedete la terra è asciutta ancora. Qui ha piovuto poco. Ho fatto delle zone, ho fatto dei temporali che ha portato via tutto, un macello. Qui ha piovuto poco però, perché ho scavato e ho visto che sotto è asciutta. Se non piove dovrò correre a rimedi, nel senso che dovrò innaffiare con la gomma, con l'acqua. Ok, allora, stanno. Quante mele? Adesso... Le faccio crescere ancora un po', poi toglierò tutte quelle piccoline. Quelle piccoline le tolgo, per esempio. Facciamo un esempio pratico per farvi capire. Ecco, questa qui, per dire, no? Piano piano le levo. Quelle che sono proprio piccole. E faremo crescere quelle grandi, capito? Anche questa, così, no? Levo quelle piccoline, vedete? Ecco, già così. Ci vuole un sacco di tempo, però è l'unico modo per fare crescere quelle altre, capite? Vedete? Così, levo queste piccoline qui, che poi molte di quelle piccoline cascano da sole, vedete? Queste sono le golden sempre, eh? Ecco, vedete, c'è un bombo, guardate un bel bombo, un bombo, perché le api non ci stanno più in giro, ma che è successo? Senza api siamo rovinati, però c'è un bel bombo, e quello cicciotto giallo è nero, pare che funziona lo stesso come impollinatore, dicono, come le api. Le vespe invece pare che non impollinano proprio niente, non servono a niente queste vespe. Eccolo qua, guardate il bombo, sentivo un rumore. Vedete quante ce ne stanno queste golden? Le golden qui sono l'unico frutto che non mi crea problemi, guardate quante ce ne sono. Faccio uno zoom e vi faccio proprio vedere, guardate. Ed ecco il bombone, ah, eccolo, senti come fa,
Ok, allora, guardate, guardate dove se ne sono. Queste io le dovrò levare, no? Adesso oggi è tardi, però la prossima volta, vedete, le levo e le butto. Queste piccoline qui. Vedete? Queste le levo. Questa. Però bisogna stare attenti a non rompere quelle buone, quelle più grandi. Lasciarne soltanto ogni rametto, lasciarne due, tre. Invece qua sono, guardate qua. Oh, qua già hanno fatto le ragnatele. Ecco qua, già attaccate dai parassiti, vedete? Guardate, in questo modo dovrò agire in qualche modo col macerato di ortica. Di quante cose bisogna fare, però. Bisogna perderci un sacco di tempo, ragazzi. Io sto pensando che così, come va, va. Come nel film, con Gigi Proietti, come va, va. Il cavallo si chiamava, come va, va. Quello che prendo, prendo. Ok, chiudo. Allora, per finire questo piccolo video, vi faccio vedere i colori della primavera. Guardate che esplosione di colori, no? Queste rose sono una potenza, queste qui. Ogni anno non gli faccio quasi niente io, non ho manco potate quest'anno. Guardate quante rose hanno fatto, non lo so manco come si chiamano. Quella lì è già sfiorita, quell'altra pianta. E questa delle rose è una cosa impressionante, guardate un po'. Non ho avuto tempo di sistemarla io quest'anno, ho tagliato solo un po' l'erba, ma insomma ci vuole un sacco di tempo per fare cose. Quindi alla fine quello che viene, viene. Però sta rosa è pazzesca, eh. L'ho voluta far vedere perché senza fare niente, guarda quanto è bella. Va bene allora. Qui stanno già sbocciando questo tipo di fiore che non mi ricordo come si chiama, nemmeno questo. E lo devo andare a vedere su internet come si chiama. Perché non me lo ricordo. E poi quello lì invece, quello è un alloro. Quello lì è un alloro e quelli li chiamiamo i fiori di San Giovanni noi. Che, infatti perché sbocciano a San Giovanni, il 24, dal 20, dal 15 fino al 24, 25, fino al 30 di giugno, ecco. Fino alla. E il di là invece c'è un terreno abbandonato, mannaggia, che guaio. Ok. Qui, che vedete, è una noce che l'avevo presa in mezzo ai fiori che era nata, perché evidentemente i scoiattoli hanno lasciato la noce e è nata, no? Se la pianti tu non nasce. Allora si era seccata, perché io non l'avevo strapiantata, non sapevo dove metterla. Ho tutti gli spazi pieni e si era seccata. Allora io dico, vabbè, invece così all'improvviso, guardate, ha ripreso sotto e sta cacciando le foglie. Guardate sopra, la cima era secca. Invece questa pianta che vedete qui, pure questa è molto bella, questa l'ho presa i semi al mare, ho preso i semi delle palme che stavano potando, li ho presi e li ho messi a seccare, poi li ho seminati e guardate quanto è venuta bella. Quindi questa è proprio fatta con i semi, non è che ho comprato questa palma. Questa è una palma, adesso vedete come sta crescendo e diventerà come quelle che stanno al mare, capito? Però la devo tenere sempre in terrazza perché se la metto fuori in veranda, perché se la metto fuori io penso che durerà poco perché questa ha bisogno di un clima molto caldo. Ma non so nemmeno se quanta acqua vuole, se ce la devo mettere, non ce la devo mettere, mica lo so. Cioè bisogna vederle queste cose, altrimenti non riusciamo a coltivare le piante se non sappiamo che cosa fare. Invece in quest'angolino ci ho seminato, sto strapiantato quelle violette, le prime che sbocciano a primavera, quei fiorellini viola, pure queste sono lì là, non so come si chiamano. No. Vabbè, poi andiamo a vedere pure questo come si chiama. Però adesso hanno sfiorito e c'è rimasto. Io così le ho messe un po' e guardate come sono cresciute. Questi che vedete non sono fiori, sono questi fiori del famoso fior di San Giovanni, che diciamo noi fiori di San Giovanni, che profumano in un modo pazzesco, guardate. Madonna, che profumo che hanno questi fiori, oh, guardate. Che peccato che le api non ci stanno, ma non so che cosa gli è successo alle api. L'anno scorso era pieno di api, giravano intorno, un casino, facevano. Io penso che
che sono morte. Io non l'ho visto più quello, l'apicoltore che stava qui. Non l'ho più visto, con la macchina, quindi mi sa che gli sono morte tutte, che ne so che è successo. Quando lo vedo glielo dirò. Però le api sono importanti, se non impollinano i frutti non vengono. Ho dei fiori, ma non me ne frega niente. Ma qui le prugne, vedete le prugnette che ci stanno, guardatele. Questa è quella, un anno ve l'ho raccontato già, ci facemmo la marmellata, era una cosa spettacolare. Sono rosse queste, diventano, quando sono mature sono dolcissime. Allora, per concludere questo video, vi faccio vedere queste bellissime piante di malva. Qui ce n'è una e più su ce ne sta un'altra. Faccio vedere questa e poi faccio vedere l'altra. Praticamente, adesso che questi fiori io, questa la tolgo adesso, e questi fiori poi, adesso poi la lavo in acqua fredda e la metto a seccare all'ombra. E poi i fiori vanno messi in infusione, pure con le foglioline, quelle brutte le levo, chiaro, quelle rovinate. E la malva è una mano santa per problemi intestinali, eccetera. E io mi ricordo che una volta la farmacista, mia madre, gli disse, lei cercava delle medicine per problemi intestinali, disse, signor, ma non la conosci la malva? Dice, ce n'è sta tanta nei prati, però certo deve essere pulita. Questa è pulita perché qua non ci vengono gatti, cani, non ci viene niente perché è chiuso l'orto, quindi non ci vengono animali, e quindi questa è biologica ed è pulita. E poi è lontano dallo smog, da tutto. Ok. Questa è quell'altra pianta di malva, vedete quanto sono belli questi fiori? Adesso proprio è il massimo della bellezza e della bontà praticamente, perché adesso io chiudo la cinepresa e prendo le forbici e taglio le punte, il resto la lascio. Poi dopo qualche fiore che farà il seme e rinasce, non la tolgo. Invece vi voglio far vedere sopra i fagioli che sono nati. Anche che la terra è bruttissima qui, però sono riuscito a farli nascere. Un attimo, andiamo a vedere. Ecco, vedete? I fagioli qui e le cipolle sopra. Certo, l'ho seminato tardi, però era un tempaccio, pioveva sempre. Poi la terra è bruttissima. E, insomma, praticamente mi sono attardato, però sono nati. Adesso però sta facendo la secca, io non ci sto e non li innaffio. E quindi questi si seccheranno. Purtroppo sta facendo un caldo atroce. Anche le fave quest'anno non sono cresciute perché non le ho innaffiate. Sono venute piccole piccole. Va bene, però erano saporite, devo dire. Ok. Dice, questa è la piantina di castagno. Una delle due, e sta venendo bene. Ho visto che erano un po' gialline le foglie, ho messo l'acqua perché effettivamente ho paura che si secca. Ho messo un po' d'acqua dietro, ho fatto una raccolta per l'acqua. Non lo so, se ce ne metto troppo ho paura che si fragicano le radici. È veramente delicata questa fase. Se poi prende piede questa, nel giro di 2-3 anni, poi non la fermi più, diventa enorme. Diventa come le noci qui. E guardate quelle piante sopra, sono piene di ciliegie, ma chi ci va sopra a raccoglierle che stanno così in alto? Andavano coltivate queste ciliegie, basse, massimo 2 metri, 3 metri. Invece sono scappate in alto, perché chi ci va a raccogliere? Io non ci vado. Se la mangiano gli uccellini, vabbè, non c'è problema. Invece l'agli, l'unica cosa buona che ho fatto quest'anno sono l'agli, guardate come sono giganti. Questo è l'aglio rosso di Sulmona, sicuramente verranno degli agli bellissimi. Dopo quando li colgo ve lo faccio vedere, faccio le trecce. L'aglio rosso di Sulmona. Va bene allora, passo e chiudo. Per chiudere il video, guardate quante noci ci sono in questa pianta. Le foglie ce ne sono poche perché ti sta seccando un po' questa pianta. Però guardate quante noci ci sono. Io ormai il longino l'ho fatto con le noci che ho preso nelle colline di Pescara. Potevo aspettare, non l'ho fatto, vabbè, mi sono affogato, però è uguale, insomma, le noci sono tutte le stesse, dai, non è che c'è differenza, il sapore è sempre quello, l'importante è saperlo fare, non è il tipo di noce che conta, secondo me, eh. Queste comunque sono, è una pianta piena, guardate sopra, ce ne stanno, pure questa è scappata in alto, e ok, allora passo e chiudo.
Allora, guardate quella malva che ho colto ieri sera. L'ho lavata, l'ho fatta stare in ammollo e l'ho risciacquata 2 o 3 volte. E ho levato le parti brutte, quelle le foglie rovinate, eccetera. E adesso praticamente è pronta e l'ho messa sopra questo stendino per i panni, e la lascio seccare all'ombra. Così rimane così bella verde e i fiori rimangono così belli. Che colore è questo? Un lilà? Che cos'è? Sono bellissimi questi fiori di malva. E praticamente questa è una malva biologica, quella che si compra sarà buona lo stesso, nelle bustine, però io me la faccio da solo e so che è genuina, capito? Poi ne regalo pure un po' a qualche amico. Ok, allora, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ritorneremo sulla parte tecnica, sulla parte come, per cui è nato questo canale, perché praticamente era nato col fai da te. Pure questo è fai da te, però questo è agricoltura. Invece lì io ti parlavo di questioni meccaniche o questioni idrauliche, elettriche. Quindi dovrò fare un video su un lavoro dentro casa, di una cosa che si è rotta. E allora ci vediamo al prossimo video. Ok.